Ciao amici, bentornati sul canale Giornali del Popolo Italiano. Si è appena conclusa la 12ª puntata del Grande Fratello VIP 2022, il reality show che mette insieme i più variegati personaggi dello spettacolo facendoli convivere nella cosiddetta casa più spiata d'Italia che, quest'anno è 300 metri quadri più grande di quella delle vecchie edizioni. Alla conduzione dello show, Alfonso Signorini per la quarta volta e, accanto a lui, due opinioniste, la veterana Sonia Bruganelli e la grande novità di quest'anno, Orietta Berti. Insieme a loro anche Giulia Salemi, il cui compito è quello di leggere in diretta i commenti social. Tra tante novità di questa 7ª edizione del reality, un nuovo studio televisivo, nuovi vipponi e nuove dinamiche. Ma cosa ha funzionato di più e cosa meno in questa 12ª puntata del GF VIP? Scopriamolo insieme. GF VIP, il riassunto della 12ª puntata, i momenti top, la squalifica di Eleonore Ferruzzi. Il momento più bello di questa puntata del GF VIP è stata la squalifica di Eleonore Ferruzzi per il suo comportamento volgare e irrispettoso nei confronti di Nikita Pelison. Il Grande Fratello VIP ha dato un bell'esempio al pubblico mettendo al televoto flash l'icona trans e facendo decidere proprio ai telespettatori il suo destino nella casa. Il pubblico ha votato per eliminare Eleonore e la sua uscita dal GF VIP è stata più che giusta se non necessaria e sicuramente darà al programma una nuova luce e leggerezza, dato che Eleonore, ultimamente, aveva dato dimostrazione di essere una donna piena di rabbia e insoddisfazione. Adesso, per fortuna, è fuori dai giochi. Pamela Prati e l'emozionante incontro con i suoi fratelli. Molto bello anche l'incontro tra Pamela Prati e i suoi due fratelli Sebastiana e Giuseppe, venuti nella casa per incoraggiarla e portarle un po' di amore. La Prati ha dimostrato una grande emotività scoppiando in lacrime alla vista dei suoi fratelli e, finalmente, per un attimo, si è mostrata come donna vulnerabile e non solo come la solita diva d'altri tempi. I momenti flop, Eleonore Ferruzzi e il vittimismo transessuale. Protagonista di uno dei momenti peggiori di questa puntata del GF VIP è stata Eleonore Ferruzzi e il suo continuo vittimismo. La donna, infatti, strumentalizza sempre il suo orientamento sessuale e attacca chiunque non ricambi i suoi sentimenti accusandolo di transfobia. Eleonore ha dimostrato di essere molto irrispettosa nei suoi comportamenti verso le altre persone e di essere sempre rabbiosa e pronta a parlare male degli altri, davvero un brutto esempio di persona in questo programma. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.